tutti ragazzi, sono Spicci Callen e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi siamo qua per fare un video un po' diverso dagli standard che avete visto finora sul canale. Infatti questo sarà il primo video di alcuni video che usciranno ogni tanto, non li farò tanto spesso, e che andranno a rientrare all'interno della categoria film e animazione, che è una rubrica che ho aperto un po' di tempo fa qua sul canale, quando parlai dei miei 5 film di animazione preferiti e del Kaguya Himeno Monogatari. Diciamo che qua ho deciso di inserirci anche video di questa tipologia. E di cosa parleremo oggi? Come avrete letto dal titolo qua sotto, sono qua per scambiarvi 2-3 paroline, quella che è la mia impressione, live action di Aoharaido o Aoharuride, conosciuto qua in Italia come A un passo da te, tratto dal manga di Yosaki Saka. È un live action uscito nel 2014, io sono riuscita a vederlo solamente di recente, in questi ultimi giorni, e come ho già detto si rifà come trama principale a quella che è la trama che andiamo a leggere all'interno del manga scritto e disegnato da Yosaki Saka, che è appunto Aoharaido, ha il medesimo nome. Da Aoharaido è stato anche tratto un anime che si ferma a un determinato punto, poi la storia si interrompe. Invece live action comunque diciamo che ha il suo vero e proprio finale, anche se per certi aspetti è un po' diverso da quello che abbiamo letto almeno finora al volume numero 12, che è esattamente questo qua, che è quello uscito durante il mese di luglio. La storia non è che cambia, anzi la storia è proprio quella. Ci troviamo a vivere quelle che sono le giornate di Yoshioka Futaba, che è una ragazza che frequenta le scuole superiori, e del suo incontro con un ragazzo molto particolare, Mabuchi Ko, o Tanaka Ko, come vogliate chiamarlo, che non è altro che il ritrovamento di un suo ex compagno delle scuole medie, che da un momento all'altro sparì, si trasferì in un'altra città che è Nagasaki assieme alla madre, e da allora si persero totalmente di vista. Fra di loro già alle medie c'era comunque un certo sentimento, anche se nessuno dei due si era effettivamente dichiarato all'altro, e ritrovarsi di fronte a questo ragazzo che comunque non è mai scomparso dal suo cuore, per Futaba sarà diciamo un voler ritornare un po' a quelle che sono le origini. Purtroppo però la distanza e il tempo cambia le persone, soprattutto se si hanno determinati avvenimenti totalmente sconvolgenti all'interno del nucleo familiare. Infatti Ko non sarà più il ragazzo che lei conosceva ai tempi delle medie, ma sarà un ragazzo totalmente nuovo, una roccia in questo caso, conosco davvero molto molto spesso, che difficilmente si apre verso gli altri. E Futaba, non stando a questo diciamo nuovo Ko, cercherà in tutti i modi di capire cosa gli è successo e di fargli aprire il suo cuore verso quelli che saranno poi i suoi diciamo più cari amici. Come ben sapete se mi seguite qua sul canale da un po', io amo il manga di Aoharaido, è un manga davvero che io trovo molto molto empatico, soprattutto per quella che è la figura di Ko, la figura maschile, che io vedo molto più forse protagonista effettivamente di Futaba, anche se loro sono ambedue i protagonisti di questa storia. E anche qui non è assolutamente da meno, io trovo che la scelta degli attori sia stata qualcosa di veramente fantastico. Non lo so, li ho rivisti davvero tanto, comunque gli attori sono stati davvero bravissimi nell'interpretare il loro ruolo, nell'entrare totalmente all'interno di quella che è la figura del personaggio vero e proprio, perché io sono una persona che, come vi avevo già accennato nel video che feci sul drama di Oran High School House Club, che vi lascio qua a fianco a me nelle schede, io ho sempre avuto un po' un rapporto di amore e odio con i drama e con i live action, perché purtroppo se succede questa cosa con un libro, alla fine del libro ti fai un'immagine tua, ok, magari non rispecchia quello che ti hai ricreato, però diciamo che effettivamente non hai una visione chiara del personaggio. Invece con i manga è una cosa che trovo un po' diversa, nel senso tu hai già di fronte a te quello che l'autrice come personaggio ti vuole presentare, quindi la sua fisionomia, il suo essere in maniera fisica e anche ovviamente psicologica, quindi poi ritrovarti davanti all'interno di una versione diversa da quella che è magari la carta o addirittura un anime che riprende comunque fedelmente quasi al 99,99% il tratto del manga, è una questione un po' diversa, ma devo dire che qua veramente io li ho trovati aver fatto un ottimo lavoro, sia per chi ha scelto il cast ma anche per il cast vero e proprio, di come si è immedesimato
non riesco a dire immedesimato, di come si è immedesimato totalmente all'interno delle vicende, nonché della psicologia dei vari personaggi. In particolare i due protagonisti, quindi Futaba e Ko, nonché anche il personaggio di Kikuchi, sono quelli che ho trovato più adatti in assoluto per tutti, rispetto a tutti gli altri, ma anche colei che fa Murao e anche colei che fa Yuri le ho trovate davvero soprattutto in maniera molto adatta fisicamente, ma soprattutto Tsubasa Honda, che è colei che fa Futaba, e Masahiro Higashide, che è lui, che è colui che fa Ko, secondo me sono una coppiata fantastica. Vi ho accennato anche i personaggi di Kikuchi, perché nonostante il rapporto magari fra Futaba e Kikuchi non venga così preso così tanto, diciamo, internamente come viene all'interno del manga, ma si è lasciato un pochino più in superficie, è lo stesso un personaggio che è odiosissimo come nel manga, ma hanno beccato un attore secondo me adattissimo per interpretare il suo ruolo, un personaggio davvero molto puccioso alla vista, che ti dà quel senso di veramente di pucciosità, ma in realtà dentro una persona molto gelosa, molto possessiva, e per di più come attore hanno scelto Yudai Chiba, che non è altro che colui che fece anche Honey all'interno del drama, nonché live action di Host Club, e secondo me non c'era scelta migliore, è adattissimo per svolgere il ruolo di Toma, di Kikuchi, perché è lui, cioè fisicamente è lui, e li hanno scelti davvero bene, non c'è niente da fare, ho davvero molto apprezzato la scelta dei personaggi, non so se si è capito. Io raramente mi metto sempre a dare dei voti alti ai live action, però questo qui veramente è riuscito ad emozionarmi come se stessi rileggendo il manga per una seconda volta, cosa che farò una volta che sarà conclusa, o se stessi rivedendo l'anime una seconda volta, cosa che ho appena finito di fare oggi per esempio. Però insomma è sicuramente un live action che vi consiglio se amate il manga, o se avete comunque visto l'inizio dell'anime o comunque della storia tramite l'anime, perché ne vale la pena. Alcuni dettagli sono ovviamente cambiati, più riadattati per un live action, quindi per un film più che per un anime o un manga, ma è un prodotto che vi consiglio caldamente di recuperare. Ovviamente non c'è in italiano, lo trovate solamente con i sub, e vedetelo perché ne vale davvero la pena, secondo me. Io l'ho davvero molto molto apprezzato e gli ho dato 4 stelline e mezzo come voto finale, ovviamente parlando per me come gusti personali. Ok ragazzi, fatemi sapere qua sotto se magari questa tipologia di video vi può piacere, non verrà fatta tanto spesso, più che altro quando vedo un live action o un film giapponese che mi ha particolarmente colpito e quindi voglio condividerlo con voi e magari farvelo anche conoscere. E mi raccomando, fatemi sapere anche qua sotto se voi avete visto il live action di Ao Haraido. Adesso so che sta per arrivare anche quello di Straw Badge e non vedo assolutamente l'ora di vederlo, e quindi attendo anche i vostri commenti e i vostri pareri. Ci tengo a sottolineare che io non sono un'esperta, se volete sentir parlare di cinema in maniera molto più specifica vi rimando assolutamente, ve lo lascio qua nelle schede, Ikido Kuriyama, perché Angelica ovviamente è 25 spanne più in alto di me, lei ne sa veramente tanto di cinema, soprattutto di cinema orientale, io lo guardo da appassionata e comunque ve ne parlo da appassionata, da chi ha visto un film che le è comunque molto molto piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video, vi mando un bacione grandissimo e alla prossima, ciao!